Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Fa freddissimo, sono in una condizione pietosa, ma se il Padova mi fa dei colpi così a sorpresa non ci posso fare niente, devo fare i video quando capita, quindi lo faccio ora con il cane. Ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Ho avuto una voce, una soffiata che poteva essere così, però ho detto faccio il video solo quando vedo, sapete, la foto con la sciarpa e tutto, che deve essere ufficiale. Intanto c'è il cane che fa le skills, aspettate. Ok. Di che cazzo stiamo parlando? Lorenzo Krizetig è un nuovo giocatore del Padova. Cosa? Ma di che cazzo stiamo parlando? Classe 1993, quindi va per il 31 quest'anno. Scuola Inter. Poi si gira un sacco di squadre, Spezia, Crotone, Cagliari, Bologna, Mirandés, quindi è andato anche in Spagna, ben per lui, Frosinone, Benevento, poi 3 anni alla Reggiana o alla Regina, non mi ricordo ragazzi, Regina forse, perché sì, mi sa che è Regina, scusate, ho sbagliato, la Reggiana è quella di Reggio Emilia, quella allenata da Alessandro Vesta. No, 3 anni alla Regina. Regina, che poi ora mi viene in mente il perché la Regina. Fallisce. Riparte dalla Serie D con un nome che non mi ricordo. C'entrava la Fenice, ma non me lo ricordo. E quindi lui rimane svincolato. Ed è questo uno dei forse motivi per cui siamo riusciti a prendere un giocatore del genere. Che non ha un cazzo di senso con la Serie C. Non c'entra niente. Ha fatto sempre Serie A e Serie B, ragazzi. Di che cazzo stiamo parlando? Colpaccio è un regista, quindi non so, o lo si adatta come mezzala, o magari Radrezza perde il posto, non lo so, io spererei di vedere entrambi in campo. Mamma mia, ok, dovrà riprendere la forma, penso che comunque si sia allenato, non penso che in 6 mesi di inattività lui sia stato sul divano a guardare le serie TV su Netflix. Spero, lo vedremo. Non mi sembrava così messo male in forma nella foto, a parte che si può usare Photoshop, ma non credo. Ok, ragazzi, va bene. È comunque un professionista. Mi ricordo, per esempio, un esempio stupido, non c'entra un cazzo, ma Çalhanoğlu, 6 mesi di inattività, ma comunque non era messo male quando arrivò al Milan. Ora non parliamo del turco, che è meglio perché no. Krizetig, tra l'altro, appunto, scuola Inter. Me lo ricordavo infatti all'Inter, poi ho visto un po' cioè negli anni, non è che ho seguito tutta la sua carriera, però un po' delle sue squadre le ho viste, cioè vedevo il suo nome nel tabellino, eccetera, eccetera. Ripeto, un centrocampista clamoroso per la Serie C. Così dal nulla va benissimo, ma poi ho visto contratto fino al 2026, quindi un biennale addirittura. Complimenti, cioè va benissimo così, eh. Ora un bell'attaccante magari, eh. Poi si sentono voci di altri centrocampisti, ma non ne parlo finché non è ufficiale, quindi bene così. Con questo video volevo anche fare il mio benvenuto su YouTube, non l'avevo neanche ancora fatto, a Tordini, che si è già integrato, l'abbiamo visto, l'avete visto nella live reaction, se non l'avete vista andatela a vedere. Con il Mantova è l'unico che ha fatto un tiro decente, dove ha messo in seria difficoltà Festa. E credo che si integrerà bene anche Krizetig, tanta roba. Colpaccio da 8 e mezzo minimo. 8 e mezzo perché vabbè, ci sono i 6 mesi di inattività, ma per me è un colpaccio. Fatemi sapere la vostra, io sono contentissimo, do il benvenuto a Lollo e bene così.